Dopo una mezz'ora, Jacopo torna indietro a sprombattuto. Madonne, se desiderate incontrare Sua Eminenza, non alla città dovete dirigervi, ma in un luogo leggermente a sud, Costaia, mi dicono. Seguitemi. Giungono in mezzo ai campi dissodati e notano un uomo in abiti dimessi che, in mano un sacchetto, ne estrae dei semi che porge via via ai contadini. Anticipate dal paggio, le due donne smontano velocemente da cavallo e si inginocchiano di fronte al prelato. Alzatevi, Costanza, venite, abbracciatemi e riferitemi il motivo della vostra visita. Così dicendo, il cardinale porge il sacchetto a uno dei suoi servi e si dirige verso un piccolo padiglione costruito a lato del campo per permettergli di riposare. Sedetevi nel mio piccolo rifugio, gustate questi formaggi e bevete il vino prodotto dalle nostre vigne. Ginevra e Costanza si rifocillano e si scaldano al piccolo fuoco che un servo acceso in un canto per intiepidire l'algida primavera dell'Appennino. Costanza è molto incuriosita dall'attività dello zio e prima di manifestare lo scopo della visita chiede: «Ma ditemi, cosa fate qui in pieno campo?» «Care ragazze, sto seminando il futuro. Sappiate che in Spagna conobbi Monsieur de Nicotin, appena rientrato dai paesi di là del mare con una nuova pianta che nomò Nicotiana. Essa va fatta seccare al sole e se ne trae un trinciato che può anzi annusare o masticare. Tale ritrovato ha effetti benefici sul cervello umano, ne rilassa gli umori, calmando i dolori alla testa e allieva peraltro anche il male di denti. Condusse Monsieur de Nicotin a Parigi e lo fece incontrare con Caterina di Francia, che soffriva di orribili emicranie. La regina, poiché dal farmaco ebbe grande sollievo, decise di svilupparne la coltivazione e ha mandato me qui, nelle sue terre, a sperimentare la crescita delle nuove piante. Vedete, dopo la semina il terreno va coperto con ramaglie d'albero, in modo che una tardiva gelata non rovini la nascita delle piantine, che a giugno andranno trapiantate. Dopo l'estate le foglie passeranno dal colore verde al giallo. A quel momento vanno colte e lasciate seccare completamente al sole, finché non divengono in un marrone brunito. Ma ora raccontatemi, ragazze mie, cosa vi porta in viaggio?